Io sono nato in un paese chiamato Palais, che sorge alle porte della Bretagna Minore, circa 8 miglia a oriente di Nantes. La mia terra d'origine, o il sangue che scorre nelle mie vene, mi hanno dato non solo un certo acume intellettuale, ma anche il gusto degli studi letterari. Per me studiare era molto facile e piacevole. Mi dedicai alle lettere con tanta passione e tale fu il fascino che esse esercitarono su di me, che ben presto decisi di rinunciare alla carriera militare, cui ero destinato inizialmente. Abbandonai definitivamente la corte di Marte per essere educato in seno a Minerva. E poiché tra tutte le discipline filosofiche preferivo le armi della dialettica per i suoi acuti ragionamenti, posso dire di aver cambiato le armi della guerra con queste armi e di aver preferito ai trionfi militari le vittorie nelle dispute filosofiche. Giunsi a Parigi, dove già da tempo gli studi di dialettica avevano raggiunto sviluppi eccezionali, e frequentai la scuola del mio maestro Guglielmo di Champeaux, allora celebre per preparazione e fama in questo campo. Rimasi con lui per poco tempo, dapprima discepolo assai gradito, poi molestissimo, soprattutto da quando avevo cominciato a criticare le sue teorie e non temevo di dimostrargli che spesso era lui che sbagliava, tanto che il più delle volte chi usciva vincitore dalle nostre dispute ero io. D'altra parte la mia sicurezza e la mia bravura suscitavano l'invidia e lo sdegno degli altri discepoli che studiavano con me, soprattutto perché ero il più giovane e l'ultimo arrivato. Di qui ebbero inizio le mie disgrazie, che durano ancora oggi. Più la mia fama cresceva, più aumentava l'invidia di tutti nei miei confronti. Anche perché non era mia abitudine imparare le cose per mezzo dell'esercizio mnemonico, ma per mezzo dell'intelligenza. Così, per alcuni anni a Parigi, occupai tranquillamente la cattedra che già da tempo mi era stata destinata e che ora mi era stata offerta. In conseguenza delle mie lezioni, la scuola ebbe uno sviluppo eccezionale e io ne ricavai gloria e anche parecchio denaro. Ma il successo insuperbisce sempre gli stolti e il benessere, a lungo andare, snerva il vigore dell'animo e lo getta in balia delle passioni della carne. Proprio quando mi consideravo ormai l'unico filosofo della terra e mi sembrava di non avere più nulla da temere, io, che fino ad allora avevo vissuto nella più rigorosa castità, cominciai a cedere alla sensualità. E più progressi facevo nello studio della filosofia e della teologia, più mi allontanavo con la mia condotta licenziosa dalla purezza della vita dei filosofi e dei teologi. Ero dunque interamente divorato dalla superbia e dalla lussuria. Ma la grazia divina, benché contro la mia volontà, seppe guarirmi da entrambe le malattie. Prima dalla lussuria, poi dalla superbia. Dalla lussuria, privandomi dei mezzi con cui la esercitavo. Dalla superbia, sentimento che mi veniva soprattutto dalla mia cultura e dalla mia scienza, perché davvero, come dice San Paolo, la scienza gonfia il cuore, umiliandomi con la condanna al fuoco del mio libro, di cui ero particolarmente orgoglioso.